Le Amazzoni non erano l'unico popolo di sole donne presenti nella mitologia greca. Infatti, ne esistevano altre altrettanto forti e valorose, ovvero le abitanti dell'isola di Lemno. Tuttavia, questo popolo non era sempre stato composto di sole donne. Infatti, le cose sono andate in questa maniera. C'era un tempo in cui queste donne erano sposate e innamorate dei loro uomini. Tuttavia, quando arrivò il momento, si dimenticarono di fare i dovuti sacrifici alla dea Afrodite. La dea, per vendicarsi di ciò, inflisse a queste donne un odore sgradevole e ripugnante, tanto che i loro stessi mariti, disgustati da quell'odore, non vollero più avvicinarsi a loro, ma al contempo giacquero con delle donne prigioniere della Tracia. Le donne, adirate e straziate, si vendicarono uccidendo tutti i maschi presenti sull'isola, adulti e bambini. Soltanto un uomo riuscì a salvarsi in tutta l'isola, ovvero Toante, il padre di Psittile, colei che sarebbe diventata la regina degli abitanti di Lemno. La fanciulla, infatti, per amore del padre, decise di risparmiarlo e lo nascose a tutte. Da quel momento in poi, l'isola di Lemno rimase abitata dalle sole donne, fino a che un giorno non approdò la nave Argo con i suoi argonauti. Le donne, spaventate dal loro arrivo, si prepararono ad affrontarli in armi, ma gli argonauti riuscirono a riappacificarle, appunto che le donne decisero di invitarli nella loro città e gli offrirono cibo e vino. Infatti, le donne di Lemno sapevano in cuor loro che senza uomini e figli il loro popolo si sarebbe presto estinto. Infatti, durante quella permanenza, gli argonauti e le donne di Lemno giacquero più volte insieme. E Ipsipile, la loro regina, giacque con Giasone in persona. Da quelle unioni, l'isola di Lemno sarebbe finalmente stata ripopolata. L'unico a non aver goduto dell'ospitalità delle donne è stato Eracle, che aveva deciso di rimanere di guardia alla nave Argo. Tuttavia, alla fine si spazientì per la loro assenza. Così si recò di persona a richiamarli al loro dovere, ricordando loro che la loro missione era la conquista del Vello d'Oro nelle terre di Colchide.